Una corsa particolare, carrozze senza motori a spasso per la città, dal Corso sino a Colle Maggio, con equipaggi pittoreschi giunti persino dalla Calabria. L'originale manifestazione è stata offerta dall'Associazione Culturale Colle Pietro. A dare lo start d'inizio il sindaco Pierluigi Biondi. Lei da dove viene? Reggio Calabria. Il suo nome? Crea Consolato. Oggi partecipa a questa bella corsa delle carrozze? Sì, speriamo che avrà una fortuna e ci possiamo rivedere al più presto possibile. Ha portato il suo mezzo, lei sì. Partecipa in genere a campionati? Sì, campionato regionale. E attualmente sono in seconda posizione, domani ci giochiamo la finale. Com'è stato venire qui all'Aquila, una città ferita che ha ancora tante difficoltà però? A pensare mi vengono i rabbrividi dal freddo, a vederla, la gente ha avuto abbastanza forza e coraggio. Ha trovato una buona accoglienza? Perfettissima, ringraziando gli amici qua, Claudio da Colle Pietro. Lei è il presidente dell'Associazione Culturale Colle Pietro che organizza, Claudio Pelego, che organizza questa corsa delle carrozze. Come si svilupperà? Niente, oggi faremo 3 discese, una la faremo tutti quanti insieme per far vedere i nostri mezzi costruiti tutti quanti artigianalmente e poi ne faremo una suddivisi in 3-4 macchinette per ogni discesa e l'ultima una discesa per macchina singola. Che cosa sono queste carrozze? Cioè come funzionano? Ci illustri un po' la particolarità? Ma diciamo che ci sono carrozze che vengono costruite artigianalmente come quella laggiù in fondo e ci sono carrozze che derivano da un telaio kart senza motore, sono tutte quante dotate di freni e ognuno ha l'estro di costruzione quando le assembla. Diciamo è più un giro turistico oggi che una competizione. Sì, oggi è solo per far conoscere il nostro sport all'Aquila dove il Comitato della Perdonanza e il Sindaco dell'Aquila ci hanno invitato e a noi ha fatto molto piacere. È bello perché ci sono persone che sono venute anche da fuori. Certo, io ho qua il mio amico Consolato che quando l'ho invitato si è messo in macchina e è venuto da Reggio Calabria. È anche un bel modo per far vedere la città a livello di promozione. Certo.